una grande soddisfazione aver raggiunto questo quinto posto. Eravamo partite col piede giusto, molte partite vinte durante il girone, poi nel main round abbiamo avuto qualche giro a vuoto, abbiamo comunque incontrato delle squadre di grande esperienza e di grande bravura tecnica e tattica, e poi con un colpo di coda finale abbiamo raggiunto l'importante vittoria ieri contro la Spagna di shootout finalmente, e oggi 2-0 contro la Russia. Non è mai facile giocare contro la Russia, quindi sicuramente siamo molto contente. È stata una settimana di campionato molto intensa e siamo soddisfatte anche perché c'è stato l'inserimento di ragazze nuove che hanno imparato a fare lo spin shot pochi giorni prima della partenza e sono state bravissime, e poi c'era la vecchia guardia che non molla mai, che ci mette sempre grinta e cuore anche se a volte le gambe non erano. Oltre da capitano vorrei ringraziare tutte le ragazze che sono state eccezionali, un gruppo splendido come al solito, e poi salutare Carolina Valzanti che ci è mancata molto, però è stata sostituita egregiamente dai nuovi innesti. Ringraziare Tamas che ormai ci segue da molti anni, e naturalmente la federazione che comunque ha sempre puntato sul beach handball femminile, che ha dato sempre grandi soddisfazioni e continua a darci la possibilità di affrontare sempre i nuovi campionati. Sì, questo sì. Ora a memoria non so quali sono statisticamente i palmarès o il nostro ruolino, però devo dire che io personalmente sono dal 2000 che faccio gli europei, i mondiali, i World Games, quindi se mi fermo un attimo a pensare ricordo che l'Italia è sempre una delle nazioni che arriva o sul podio o a ridosso del podio, comunque per le altre squadre non è mai facile affrontarci, quindi io spero che questa tradizione continui. Noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza, le giovani mettono il loro entusiasmo e insieme formiamo questo mix che è difficile da battere.